Salve amici, in questo video vogliamo presentarvi la classifica delle 10 città più popolose del mondo, definita dalle Nazioni Unite, in base alle stime ufficiali del censimento del rapporto di demografia World Urban Areas del 2021, e divulgate da Wikipedia. In tutto il mondo ci sono grandi città e metropoli con decine di milioni di abitanti. E noi ne abbiamo fatto un video. Partiremo dalla decima posizione per arrivare alla prima, la più popolosa. Sperando che il video sia di vostro gradimento, vi auguriamo buona visione. E non dimenticate di iscrivervi al canale e mettere mi piace. In decima posizione. Cominciamo la nostra top 10 con San Paolo in Brasile. Con i suoi oltre 22 milioni di abitanti, dà il via alla nostra classifica. San Paolo è situata su un altopiano che fa parte della catena Serra do Mar. La metropoli si trova esattamente sul tropico del Capricorno. I brasiliani generalmente considerano il clima di San Paolo piovoso e piuttosto freddo, ma per gli standard mondiali, il clima è caldo e mite. Immigrati da ogni parte d'Europa arrivarono a San Paolo, soprattutto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. La cultura della città fu ampiamente influenzata dai diversi gruppi di immigrati che vi si stabilirono. Tuttavia la comunità italiana fu la più numerosa e diffusa in tutta la città. San Paolo è il principale scenario musicale del paese, con diverse eccellenze in questo campo. In nona posizione. In nona posizione troviamo New York, con i suoi oltre 23 milioni di abitanti. Conosciuta nel mondo anche come Grande Mela, è la città più popolosa degli Stati Uniti e il centro economico più importante del mondo. Una metropoli dove è impossibile non trovare qualcosa da fare e da vedere, attira turisti da tutto il mondo per ammirare le sue vaste attrazioni. New York è una città di contrasti tra unione e divisione, ma bisogna vederla in prima persona almeno una volta nella vita. A dispetto della fama di giungla urbana, la città è ricca di parchi e aree naturali. Il 27% della superficie totale della città è occupata da parchi pubblici, campi da gioco, riserve naturali, spiagge e campi da golf. Anche se non è il più grande della città, il parco più conosciuto è sicuramente Central Park, diventato ormai un'icona della città. In ottava posizione. Ed eccoci all'ottava posizione, con la città di Manila. Con i suoi 24 milioni di abitanti, è la capitale delle Filippine. È situata sulla costa est della Baia di Manila, sulla più grande delle isole delle Filippine, Luzon. Nonostante le molte sacche di povertà presenti, è una delle città più cosmopolite del mondo, e la sua area metropolitana è il centro economico, culturale ed industriale del paese. Manila si trova interamente all'interno dei tropici. La sua vicinanza all'equatore significa che la variazione di temperatura è minima durante i vari mesi dell'anno, raramente minore di 20 gradi centigradi con massime fino a 38 gradi centigradi. Tuttavia il livello di umidità è di solito molto elevato, dando una sensazione di calore maggiore, soprattutto nei mesi da luglio a settembre. In settima posizione. In settima posizione troviamo Mumbai, con i suoi quasi 25 milioni di abitanti. Era conosciuta ufficialmente come Bombay fino al 1995. Mumbai si trova sulla costa occidentale dell'India e possiede un profondo porto naturale, che movimenta quasi la metà del traffico marittimo merci dell'India. La città di Mumbai è situata in una zona dal clima tropicale. E la temperatura media annuale è di 26,7 gradi centigradi. Mumbai è la capitale del cinema in India. L'industria cinematografica è spesso chiamata Bollywood, un gioco di parole tra il nome di Bombay e Hollywood. Reperti trovati a Mumbai fanno risalire i primi insediamenti umani all'età della pietra. In sesta posizione. Siamo arrivati in sesta posizione. Con la metropoli di Seoul, con i suoi quasi 26 milioni di abitanti.
Seoul è anche la capitale della Corea del Sud. Situata nel nord-ovest del paese, poco più a sud della zona demilitarizzata coreana, sul fiume Han. È il centro politico, culturale, sociale ed economico più importante dello Stato. L'alta densità abitativa le ha permesso di diventare una delle città più cablate dell'economia informatica globale. I loro punti di spicco sono nei settori dell'information technology, dell'elettronica di consumo e dell'assemblaggio. L'area urbana di Seoul include 6 grandi parchi, tra cui la Seoul Forest, che venne inaugurata a metà 2005. L'area metropolitana è inoltre circondata da una cintura verde. In quinta posizione. Entriamo nella top 5. Delhi. Con i suoi oltre 31 milioni di abitanti. È una città situata nel nord dell'India. La maggior parte del territorio si estende sulla riva occidentale del fiume Yamuna. Ha un clima semiarido confinante con un clima umido subtropicale influenzato dai monsoni, con elevata escursione termica tra estate e inverno. Delhi è una delle maggiori capitali storiche esistenti al mondo, e due dei suoi monumenti, il Qutb Minar e la tomba di Humayun, sono stati dichiarati patrimonio storico dell'umanità UNESCO. Il territorio di Delhi è diviso in 9 distretti, ognuno dei quali suddiviso in 3 ulteriori zone. Fra questi 9, in posizione centrale, si trova Nuova Delhi, capitale indiana. In quarta posizione. In quarta posizione, possiamo trovare l'area urbana di Chongqing, che è fra le più popolose del mondo. Con i suoi oltre 32 milioni di abitanti. Chongqing è una città della Cina centro-meridionale. È attraversata dal fiume Jialing e dal tratto superiore del fiume Yangtze. Si trova a monte della diga delle Tre Gole ed è la seconda diga più grande al mondo dopo la diga di Taipu. Il clima è semitropicale, con le influenze stagionali monsoniche tipiche dell'Asia meridionale. Come in molte altre metropoli industriali cinesi, l'inquinamento dell'aria è un serio problema ed è dovuto all'impiego massiccio del carbone per la produzione di energia elettrica per usi domestici e industriali. La città è sovente avvolta da una nebbia molto spessa, che durante la Seconda Guerra Mondiale gli offrì protezione dai bombardamenti dell'aviazione giapponese. In terza posizione. Ed eccoci arrivati in terza posizione. Jakarta, capitale dell'Indonesia, con oltre 35 milioni di abitanti. Situata sulla costa nord-occidentale dell'isola di Giava, presso la foce del fiume Ciliwung, nella baia di Jakarta. In quanto capitale politica ed economica dell'Indonesia, attrae molti stranieri, così come molti migranti interni. Di conseguenza, Jakarta ha un sapore decisamente cosmopolita e una cultura variegata. Il centro di Jakarta offre ai turisti in visita alla città alcuni dei posti più convenienti dove alloggiare, con un'abbondanza tale di alberghi nell'area, da soddisfare tutti i budget. Il centro offre anche una vasta scelta di ristoranti, bar e alcuni posti dove fare shopping di qualità, che includono Plaza Indonesia e il recente Entertainment X Enneter. In seconda posizione. In seconda posizione troviamo la metropoli di Tokyo, con i suoi oltre 39 milioni di abitanti. Tokyo è la capitale del Giappone, situata nella regione di Kantō, sul lato sudorientale dell'isola principale giapponese. L'area dei quartieri speciali, la più popolata, si affaccia sulla baia di Tokyo, dove sfociano i 3 fiumi che bagnano la capitale, ossia il Tama, l'Edo e il Sumida. Tokyo gode di un clima temperato, ed è una città in continua evoluzione, dove vengono realizzati piani per lo sviluppo e il rinnovamento urbano, malgrado sorga su un territorio ad alto rischio sismico. Tokyo contiene anche numerosi parchi e giardini. Ci sono 4 parchi nazionali nella prefettura di Tokyo, incluso il Parco Nazionale Fujiakone Izu, che comprende tutte le isole Izu. In prima posizione. Siamo arrivati alla città più popolosa al mondo. Shanghai, con oltre 41 milioni di abitanti, si piazza al primo posto.
Shanghai è anche la città più popolosa della Cina, dopo aver superato Chongqing. Situata sul fiume Huangpu, presso il delta del fiume Azzurro, Shanghai è vista come la capitale economica della Cina. Il distretto di Pudong mostra una vasta gamma di moderni grattacieli, molti dei quali sono tra i più alti del mondo. Negli ultimi 5 anni, Shanghai è stata ampiamente riconosciuta per le sue nuove influenze e ispirazioni per la cultura cyberpunk. Edifici futuristici come l'Oriental Pearl Tower e la Yan'an Road, illuminata al neon, sono solo alcuni esempi che hanno contribuito a creare l'immagine cyberpunk di Shanghai. Grazie per aver visto il video. Se è stato di tuo gradimento, metti mi piace ed iscriviti al canale.